Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questa nuova, incredibile, spaziale recensione. Di cosa parliamo oggi? Come avete letto dal titolo, Crytac. Finalmente vi portiamo un altro prodotto Crytac che non sia un Vector. In particolare parliamo del PDV-MMK2 Trident della Crytac. Sempre dei nomi leggeri, veloci e facili da pronunciare. È una gran bomba di fucile, se devo essere sincero. Mi ha colpito per un sacco di features che hanno messo in questo particolare fucile. Secondo me Crytac si è superata e ha finalmente ascoltato il consumatore e ci ha portato un prodotto che non solo funziona bene ma è anche molto comodo da utilizzare per una serie di accortezze. Prima di partire però, sigla. Come al solito divideremo il video in bestemmie. Come al solito divideremo il video nelle solite 5 fasi: esterni, interni, war rage, prova di tiro e conclusioni finali. Vi dico due sciocchezze su questo affare prima di partire. Non tutti di voi probabilmente sanno che Crytac 4-5 anni fa aveva buttato sul mercato la serie Trident, una serie di fucili che voleva buttare sul mercato un prodotto che già out of the box fosse parecchio superiore rispetto alla concorrenza per delle accortezze interne. Sostanzialmente dei prodotti che non dovevate poi portare da un meccanico per farli aumentare di potenza, di gittata e di tutte quelle altre cose lì. Dopo l'incredibile successo che hanno avuto questi prodotti sul mercato perché funzionavano veramente molto bene, ha deciso poi di buttare fuori la serie MK2, quindi rispetto all'MK1 una serie potenziata. In questo particolare caso il fucile di cui andremo a parlare non solo ha delle migliorie interne che ho apprezzato veramente tanto, ma soprattutto delle migliorie esterne di semplicità d'utilizzo per l'operatore che ho apprezzato tanto, ed è anche indice che Crytac ha ascoltato il consumatore e gli ha dato quello che il consumatore chiedeva. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, passiamo agli esterni. Come possiamo vedere, questo fucile è veramente molto compatto. Per quanto sia molto compatto, non è altrettanto compatto il suo peso, o meglio, lo è troppo. Troppo forse è un parolone, però comunque non è assolutamente leggero. Pesa infatti 2 kg e 270 grammi. Potreste dire che è irrisorio come peso, lo sarebbe se fosse un M4. Quanto questo fucile è abbastanza compatto e comunque pesa abbastanza. Chiaro è che pesa abbastanza paragonato ad altri fucili di questa dimensione, iper ultra compressi. Parlando del peso, non si possono non citare i materiali, ovviamente un fucile full metal con alcune parti in polimero. L'impugnatura, il culo appunto del calcio e il caricatore, tutto il resto è in metallo. Andiamo ad analizzare brevemente dal culo fino alla punta e poi passiamo agli interni. Prima cosa degna di nota e che giustifica un MK2 con così tanti pregi è il vano batterie e in generale tutta la calciatura e il calcio. Prima di tutto io adoro il calcio PDV, ovvero sostanzialmente questa parte del calcio che rimane ferma con il tubo e il calcio telescopico fatto in questa maniera, ovvero con questi due tubi di metallo che ci permettono di rendere vuoto il calcio dentro. Lo apprezzo veramente tanto, mi piace, questo è gusto personale. Quello invece che non è tanto gusto personale ma semplicemente genialità è finalmente che è stato risolto il problema del vano batterie. Nei modelli precedenti, in generale, se avete mai avuto un PDV e il buon War ve lo può confermare, il vano batterie era sempre un canchero, perché essendo leggermente più corto, non in questa versione ma negli altri, rispetto a un calcio con il tubo normale, metterci dentro le batterie e riuscire a inserirci batterie, soprattutto quando si va sulle 11.1 che riescano a entrare senza problemi, è un pochino un problema. In questo caso, vi cito anche gli interni, è stata fatta una cosa geniale. Prima cosa importante, il tappo del calcio, che non so quanti di voi l'avranno perso in mezzo al bosco perché saltava via. A questo giro non solo è fissato in modo tale che non possa scappare, ma è anche molto figo. Troviamo infatti il logo dei Greyjoy giusto lì sopra, che se andiamo a premere in giù ci permette di aprirlo. Adesso devo farlo con due mani, cadrà tutto per terra. Il tappino del calcio, che rimane ovviamente bloccato in modo tale che non vi vada a scappare via, e all'interno troviamo la cavetteria. Cavetteria con attacco DINS, questa è tutta la cavetteria che c'è dentro. Dopo vi parlo anche dei cavi, che come potete vedere se la videocamera mi desse una mano sono stati rivestiti e hanno fatto veramente un gran lavoro, ma ne parliamo, ripeto, dopo. E permette questo attacco non solo di avere delle batterie che spingono di più con delle 11.1 in quanto c'è già il MOSFET dentro, ma ne parleremo negli interni, ma anche ovviamente di avere più spazio in questo vano. Questo varano.
Tornando però sugli esterni, perché di quello stavamo parlando, il calcio è facilmente regolabile grazie a questo piccolo pernetto che voi andate a premere e il calcio si può abbattere completamente in questa maniera. Faccio fatica a tirare abbastanza indietro il braccio per impugnarlo, quindi veramente iper ultra compatto. Così il fucile è lungo letteralmente mezzo metro e basta, sono 527 mm rispetto ai 600 mm invece con il calcio completamente aperto. Mi piace molto questa regolazione perché è un pochino più semplice dei soliti calci a tubo normale, poi dopo si va a bloccare perfettamente. Non è possibile andarlo a regolare in più posizioni se non quella completamente abbattuto e completamente aperto, ma ce n'è veramente poco bisogno, se devo essere sincero. Grazie a questo pratico tastino, se premiamo questo tastino e poi premiamo anche la leva di rilascio del calcio, possiamo andare a smontarlo completamente. Nota che non ce n'è bisogno perché riuscite a mettere dentro le batterie con il tappo aperto senza dover andare a smontare tutto. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che l'attacco cinghia sul calcio è posizionato in questa posizione qui. È particolare, sicuramente può non piacere, ma a me non è dispiaciuto proprio per niente. Anzi, è pure ambidestro, quindi potete andarlo a svitare. Infatti ci sono i buchini per le brugoline, voi lo andate a svitare e potete metterlo dall'altra parte nel caso appunto siate figli del demonio come me. Troviamo poi la leva d'armamento, che è abbastanza normale, se non fosse che abbiamo poi il ball catch funzionante con annesso tastino di rilascio che basta letteralmente sfiorarlo e va a scattare. Lo faccio vedere anche da questa parte così potete goderne. Lo sfioro e sicuramente più apprezzabile dell'MCX, che invece bisognava tirargli un pugno per farlo chiudere. Il selettore di fuoco, anche questo è ambidestro, e devo dire che mi è piaciuto parecchio. È molto secco, si va a posizionare dove deve e tendenzialmente non si va a smollare col tempo. Se quest'affare qui vi fa schifo, tranquilli, è uno sticker, lo potete poi andare a rimuovere. Impugnatura pistola, che è abbastanza comoda, mi è piaciuta, niente di che. Invece una cosa che ho apprezzato tantissimo è il fast trigger già montato, che tra l'altro è stupendo a mio parere, perché non sono fan dei fast trigger di colori rossi, blu, gialli, verdi. Questo è nero, perfettamente in linea con il colore del fucile, l'ho apprezzato tanto. E il paragrilletto è dedicato, infatti è stato leggermente alleggerito, ha una forma che riprende altre geometrie del fucile. Prima di parlare dei loghi, paramano molto carino, ovviamente M-Lock, ve l'avevo detto prima, infatti la M nel nome sta proprio per l'M-Lock. È ottimo perché potete attaccarci direttamente un calcio frontale o altri accessori senza dover andare a mettere dei rischi che vanno ad ingrossare e appesantire un fucile che vuole invece essere molto molto leggero. In confezione trovate una slitta nel caso poi vogliate andarcelo a montare, quindi siete liberi di fare quello che preferite. La fine del paramano ha queste sagomature geometriche un pochino alternative, per così dire, sicuramente non ultra realistiche, ma si posizionano un pochino in mezzo tra un realismo eccessivo e un fucile extra futuristico. Ho apprezzato anche lo spegnifiamma, è molto carino a mio parere, ha delle forme anch'esso abbastanza particolare e gustoso, piacevole. Per il caricatore ve ne parlerò brevemente perché se ne occuperà poi dopo War, quindi vi dirò semplicemente le features che ha e dei pareri se ne occuperà appunto War. Carino, riprende un po' lo stile dei PTS, troviamo ovviamente i loghini del calamarone un pochino ovunque. Ci sono due indicatori che potete consultare per sapere quanti pallini ci sono nel caricatore. Uno è questo qui in alto, che quando avete finito di caricarlo vi comunica che il caricatore è pieno, mentre qui in fondo vi avvisa quando appunto c'è scritto 30 lì, perché vi dice che si sono rimasti solamente 30 colpi dentro. È bifilato, quindi ottimo, una cosa anche abbastanza nuova, ma io mi fermo lì. Capacità 150 colpi. Bifilare, neanche monofilare, andiamo a introdurre i maggiorati, i monofilari e poi i bifilari, forse saranno la master race dei caricatori. Carino, interessante, piacevole, gustoso. I loghi. Questo fucile è tempestato di loghi, tra l'altro che mutano e cambiano a seconda della posizione in cui sono posti, e sono molto molto carini, anche perché il logo Crytac è figo ragazzi, parecchio figo. Ovviamente troviamo il mega calamarone del logo Crytac, con scritto Crytac Socto se non fosse chiaro. Questo non è un logo ma è il sigillo di garanzia, perché così il fucile non è stato aperto e non vi hanno rubato le parti interne come capita insomma. Sotto questo bollino qua che vi dice attenzione perché vi sparate via le mani, troviamo il Trident, per farvi sapere che questo è della serie Trident appunto. Sull'impugnatura troviamo ovviamente un bel crissone, da quest'altra parte troviamo un altro crissone, e su quest'altro logo qui troviamo anche dove è stato prodotto, il numero seriale, fatto a Taiwan, attenzione non sparatevi sulla testa perché sul paramano troviamo questo bellissimo Chris TR205 che sta a indicare che il paramano appunto è stato prodotto ed è su licenza Defiance, che io pronuncerò Defiance d'ora in poi perché mi diverte molto, anche se non è assolutamente francese.
altri loghini bellini. Da quest'altra parte infatti ci viene detto dove viene prodotto, e come ormai siamo stati abituati a vedere anche sulle pistole, qui sotto, che è perfettamente nascondibile, troviamo for airsoft use only, quindi non usateli per rapinare le banche. Adesso vi lascio questo interrogativo filosofico: è meglio rapinare una banca con un'arma vera o con un'arma da soft air? Eticamente parlo, attenzione. Va bene, abbiamo finito con gli esterni, passiamo agli interni, che questo bambolo ha una serie di chicche molto interessanti. Come vi ho già fatto vedere prima, se nella versione MK2 della Trident c'erano sicuramente state delle accortezze che però non erano, secondo il pubblico, abbastanza a giustificare prezzo e questo vanto che voleva avere Chris sul fatto che i loro fucili fossero molto meglio degli altri, su questo invece si sono superati, sono andati a tappare tutti quei piccoli buchetti che avevano lasciato nell'MK1 e nelle versioni precedenti. Rispetto infatti ai fucili usciti sul mercato 4-5 anni fa, questo fucile è letteralmente una bella bomba per certe cose negli interni. Prima di tutto troviamo un MOSFET, quindi una centralina dedicata interna, in modo tale che il fucile non abbia poi bisogno di avere delle modifiche che vadano a regolamentarizzare il funzionamento del ciclo interno di sparo, e cosa ancora più importante, una cavetteria molto ben fatta. Questo perché, essendo un fucile che comunque ha già una centralina all'interno e deve avere dei cavi che funzionano veramente molto bene e che vadano ad evitare determinati tipi di problemi come bruciature, scaldamenti e il resto, sono cavi di ottima qualità e sono stati poi addirittura rivestiti, come vi ho fatto vedere prima, con quella bella retina, in modo tale che anche se gli date un tirone non si vada a sbragare giù tutto. Inoltre troviamo un fucile con canna di precisione da 6,5, precisione tra virgolette, e la capacità di fare 22 palline al secondo con una 11,1, benché il fucile nel libretto delle istruzioni non vi dicono che è predisposto per la 11,1, quindi se andate a usare la 11,1 perdete la garanzia. Visto che molti di voi comunque usano la 11,1 su fucili che non la dovrebbero usare, su questo siete sicuramente molto più sicuri. Noi consigliamo comunque di fare una modifica MC1 in modo tale che il fucile poi sia a posto, andiamo a sostituire delle cose interne e poi dopo lì spara veramente molto bene. Può essere paragonato al Banff come velocità e come funzionalità. Inoltre una cosa che ho apprezzato è che il gearbox sia stato modificato in modo tale che il fucile sia un pochino più silenzioso, utilizzando particolari teste pistone e teste cilindro con delle parti gommate, in modo tale che il fucile sia più silenzioso per l'appunto. E visto che stiamo parlando di rumore e del suono che emette il fucile, a differenza del Vector che appena tirato fuori dalla scatola fa un rumore come mettere dei chiodi dentro un frullatore, no, sto esagerando, però non è che fa proprio un bel rumore, questo invece fa veramente un bel rumore, il ciclo funziona veramente molto bene e gli ingranaggi sono stati spessorati molto bene. La versione che abbiamo qui, a differenza di quello che ho visto fare a molte altre persone, è la versione col motore da 30.000 giri, quindi un motore molto incazzato. La molla poi ovviamente è stata sostituita in modo tale che stia all'interno del joule, anzi è perfettamente all'interno del joule, però ci permette di avere un motore più incazzato e quindi un ROF molto più alto e ovviamente una reattività maggiore anche grazie al MOSFET e ovviamente il trigger, tutto il resto, tutto bellissimo, drippa questo fucile. Ultima cosa prima di lasciarvi al War Rage: il gearbox è stato trattato e quindi se lo aprite vedete che è tutto bello cromato perché è resistente alla ruggine, quindi giocateci dentro un lago. Sto scherzando, vi lascio al War Rage. Finché continuiamo a recensire fucili così belli e tra virgolette top di gamma, io faccio davvero fatica a fare il mio lavoro. Questo fucile ho avuto ampio modo di provarlo, ho avuto ampio modo di testarlo, toccarlo, customizzarlo e devo dire che mi è piaciuto davvero tantissimo. La Crytek è uno di quei marchi che non contemplavo ancora nel mio parco personale perché sono un gran amante di VFC Umarex, ma davvero è riuscita a sorprendermi e a fare davvero un lavoro spettacolare. Ma riesce a combattere... Ma questo è un War Rage o è Red che racconta la sua vita? Oh! Però il lato negativo c'è e ne parlerò subito. Dicevo che riesce davvero a combattere con i top assoluti, dove per me ad esempio c'è VFC. Dov'è il suo problema? Per spiegarvi il suo problema non mi serve neanche il fucile, basta toglierlo e parlarvi di questo. Questo caricatore è fenomenale, è molto bello, curato bene, ottimi dettagli. Quello che non mi è piaciuto è la fattura. Cadono sempre sui caricatori, nonostante sia comunque un'asticella diversa rispetto a quello dei competitor, ha qualche problemuccio. Già, hanno pubblicizzato molto la semplicità di pulizia e di separazione degli stadi del caricatore. Difatti basta pochissimo per separarli. Da qui si vede
in traslucido tutta la filiera dei caricatori di filare. Si può anche eventualmente pulire, vedere se si è incastrato qualcosa e tutto, ma a quanto pare hanno commesso un errore nel progettare e produrre le tolleranze per questo caricatore, perché ha un filo di gioco. In più ha un guscio esterno che è di un materiale che non mi convince, è plastica, è fatta bene, ma è troppo traslucida. Se tutto il fucile ha una verniciatura che è quasi simile a quella Cerakot, quindi molto scura, ma allo stesso tempo ti hanno fottuto la macchina? No, non è uguale al mio. Quella quindi perde un po' di realismo. Nonostante ciò, entra, esce perfettamente, sgancia da Dio. Bisogna dargli ovviamente il piccolo flip che è nuovo. E molto bello il fatto che tu in tempo reale vedi i colpi salire. Cioè, potrei passare le ore a guardare la gente sparare con questo caricatore. Peccato, perché potevano lanciarsi nel business dei caricatori e andare contro ai PTS. Io purtroppo non ho altri dati negativi. Siamo qui ritornati nella linea di tiro, il fucile è già stato connesso con il cavo, stiamo utilizzando una 11-1 perché vogliamo sentirlo sparare proprio a cannone. Qui dentro invece abbiamo caricato dei pallini Tippmann 0,20, quindi belli leggeri ma anche molto di qualità. Vediamo come performa questa bellezza. Partiamo con un paio di colpi singoli, partendo dal petto per poi muoverci sulla testa e poi dopo ci cominciamo a sparare a raffica dove ci pare. Carichiamo il bambolo. Passiamo alla testa. Ok, ho sparato molto velocemente, senza le tacche di mira, e il proiettile va dritto. Il pallino è veramente un cazzo di fulmine che tira dritto dove state puntando. E ripeto, non sto usando le tacche di mira. Lo metto adesso in full auto e vediamo quanto spara forte. Nice, non male per niente, non ci sono colpi che sono andati fuori anche sparando completamente a caso. Tutti i colpi sono andati nella zona dei 5 e dei 4 colpi, quindi in questa zona qui. Bellissimo. Per quanto riguarda invece i colpi che sono arrivati in testa, c'è un solo colpo che è andato fuori, ovvero questo qui, ma è stato il primo perché stavo mirando al petto ed è andato completamente da un'altra parte, mentre anche in testa, come possiamo vedere, sono andati tutti nella zona dei 5 punti. Addirittura non c'è nessun colpo che è andato nella zona dei 0 colpi. Sono molto soddisfatto. Avete visto anche che il Chile ha un rock bello sostenuto, bello corposo, e soprattutto i pallini arrivano tutti uno attaccato all'altro e tirano veramente dritti, anche con lo pop a 0, perché ovviamente a 15 metri stavamo usando lo pop a 0. Sono molto contento di questi risultati, è un fucile davvero ottimo. Vi lascio adesso alle conclusioni finali. Bene, è arrivato il momento delle conclusioni finali. Che cosa posso dirvi di questo affare? Mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto parecchio, per due motivi sostanziali. Il primo, trovare un PDV ben fatto da tutti i punti di vista, sia negli interni che negli esterni, è difficile, e questo è un PDV dannatamente ben fatto. E secondo punto, questo è uno di quei fucili che, tirato fuori dalla scatola, è armonico, funziona ed è sostanzialmente perfetto. Non abbiamo quella necessità, come nella maggior parte dei fucili che si comprano, di andare a cambiare chissà che cosa, e l'ho apprezzato veramente tanto. Come detto, spara molto bene, è preciso, è comodo nell'utilizzo, è anche molto user friendly, quindi facile da utilizzare, è un'ottima prima arma, tra l'altro grazie alla sua compattezza è perfetto ovviamente per il CQB, Close Quarter Battle, e in generale ho trovato veramente pochi difetti in questo fucile. Detto ciò, io vi ringrazio, non ho molto altro da dire, vi ricordo che in descrizione trovate il link se volete sapere tutte le specifiche interne, le trovate direttamente sul link che c'è in descrizione, che vi porta sul Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza, perché questi fucili purtroppo non sono mio. Vi ricordo inoltre che oggi è sabato, quindi ci sono sul sito del Monopoly 6 incredibili prodotti quasi sotto costo a dei prezzi veramente imbecilli. Andate a farci un salto, potreste trovare qualcosa che vi interessa. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate i link delle nostre pagine Instagram, veniteci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuto, davvero. Inoltre facciamo uscire dei contest, potete sapere sempre che cosa c'è di nuovo all'interno del negozio, all'interno della mia vita, che è piena di cose divertenti. Detto ciò, io vi saluto, questa volta però davvero, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry!